Resta per il momento unico indagato il padre della piccola di Fisciano, lanciata dalla finestra, rimasta quasi miracolosamente illesa ed in via di dismissione dall'ospedale Santo Bono di Napoli, dove era stata trasportata d'urgenza. Per l'uomo la procura presso il Tribunale dei Minori avrebbe fatto richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale. Si attende la pronuncia del Tribunale per i Minori di Salerno. Nessuna richiesta invece ci sarebbe nei confronti della madre della piccola, che la veglia giorno e notte dal momento del suo ricovero all'ospedale pediatrico napoletano, dopo che il padre, per sua stessa ammissione davanti ai magistrati, l'ha lanciata dalla finestra di casa. Per l'uomo GDM e la procura ha richiesto subito dopo l'interrogatorio una perizia psichiatrica. Infatti l'uomo ha raccontato, senza porsi alcun problema né pentimento, di aver lanciato dalla finestra del bagno la piccola di appena 2 anni dopo aver ascoltato una voce, quella di Dio, che lo spingeva al folle gesto, ha detto. La madre della bimba, accortasi immediatamente di quanto fatto dal marito, si era precipitata giù nella speranza di trovare ancora viva la bimba, ed il miracolo era avvenuto. Era viva. Di qui l'allarme ai carabinieri al 118, immediato l'intervento sul posto, e lì che la madre, in preda alla disperazione, avrebbe nascosto ai carabinieri la verità sul marito. Non è stato lui, avrebbe detto nell'immediato, lasciandosi invece poi andare alla verità nel racconto successivo agli inquirenti. Per il momento su di lei non pende alcuna indagine, ma per la piccola potrebbe essere disposta una rete di protezione familiare, soprattutto da parte dei nonni. Abbiamo chiesto all'avvocato matrimonialista Alba De Felice cosa potrebbe accadere in questi casi. Io ovviamente mi astengo da qualsiasi valutazione, perché essendo in corso ancora le indagini, io non intendo scendere nel merito di questa questione, però i fatti di cronaca a tutti noti mi inducono a delle, diciamo, doverose riflessioni. Proprio questa mattina i giornali ci riferivano che questo papà, il papà che il 30 di ottobre ha lanciato la propria bambina Elena, di 2 anni appena, dal terzo piano, sarebbe stato affetto da un disagio psichiatrico, tant'è vero che proprio la giornata immediatamente precedente, ossia il 29 di ottobre, era stato in qualche modo chiamato un intervento del 113, e dei sanitari, degli specialisti, gli avevano prescritto dei farmaci che solitamente vengono prescritti in caso di soggetti affetti da problematiche psichiatriche. Questo aspetto mi induce ad una riflessione doverosa, ossia che molto spesso il disagio psicologico, la patologia psichiatrica viene anche in ambito familiare praticamente sottaciuta e vissuta come un tabù, mentre invece dovrebbe essere affrontato come una qualsiasi malattia. Ora, questo alone di timore da parte dei familiari di chiedere aiuto o di evidenziare questo aspetto potrebbe davvero, e crea molto spesso nella sostanza, dei gravi problemi, perché non essendo interessate in tempo le autorità, magari i servizi sociali, i servizi specialistici sul territorio, anche presso l'ASL, non si crea in tempo immediato e in maniera concreta ed efficace una vera e propria rete protettiva nei confronti dei soggetti posti a rischio dal soggetto affetto da patologia psichiatrica. E questa cosa davvero mi induce a pensare alla gravità di questa situazione quando in ambito familiare siano presenti dei minori, soprattutto in tenera età, come ad esempio la piccola Elena. E quindi è proprio in questi casi che invece la famiglia deve stringersi attorno ai bambini, deve tutelarli, è assolutamente vietata qualsiasi distrazione, qualsiasi disattenzione, perché basta davvero anche una, diciamo, minima e banale distrazione perché si crei proprio in quel momento la tragedia. Pensiamoci anche all'importanza dei medici di famiglia, i quali prescrivono solitamente i farmaci,
perché questi farmaci non vengono mai, diciamo, dati dal farmacista in assenza di una effettiva prescrizione. Ecco, e quindi io penso che bisognerebbe creare una rete di attenzione, di solidarietà tra i familiari, tra i medici di famiglia, tra i servizi sociali, tra i servizi specialistici sul territorio e presso le ASL, per fare fronte comune e tutelare realmente i bambini. Elena, 2 anni appena, dopo un volo di ben quasi 20 metri, si è salvata perché per una fortunatissima coincidenza è rimbalzata su una rete di protezione attorno al palazzo. Ma quanti bambini invece sono purtroppo stati uccisi da genitori con disagi psichiatrici, e i casi di cronaca sono davvero tantissimi. Elena è stata graziata proprio in virtù di un miracolo, ma i miracoli, pensiamoci, non sempre si verificano.